Le prime notizie di sabato 11 novembre. Il G7 dei leader mondiali si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, a Savelletri di Fasano, nella struttura alberghiera di Borgo Egnazia. Lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni negli appunti di Giorgia. Già lo scorso anno la Meloni aveva anticipato che sotto la presidenza italiana il G7 si sarebbe svolto in Puglia. Giallo sulla morte di Paolo Troccola, 57 anni, operaio trasfertista di Deliceto in provincia di Foggia, il cui cadavere è stato trovato in una pozza di sangue accanto a una portavetri in frantumi nell'appartamento che condivideva con due colleghi foggiani a Niviano in provincia di Piacenza. Nella serata di ieri uno dei due, un giovane di 21 anni, è stato sottoposto a fermo per omicidio. Era con lui in casa e aveva dichiarato di non essersi accorto di nulla perché ubriaco. E fuori pericolo, Dorico Lavitto, la donna monopolitana di 35 anni, colpita con 30 coltellate dall'ex compagno Giuseppe Ambriola, è imminente il suo trasferimento dal reparto di rianimazione a quello di chirurgia plastica del Policlinico di Bari. Gli amici hanno organizzato per lei una raccolta di fondi online. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri ad Allistein, provincia di Lecce, per spaccio di droga. Sono stati trovati in possesso di 35 grammi di cocaina e 13 di crack. Entrambi sono finiti nel carcere di Borgo San Nicola. Un bambino napoletano di 6 anni ha riportato danni all'esofago e allo stomaco dopo aver ingerito gocce non diluite di un integratore alimentare prodotto dalla Vivere Alcalino, azienda con sede a San Michele Salentino in provincia di Brindisi e stabilimenti nella BAT. Il prodotto è l'Alca Water e presenterebbe un quantitativo di idrossido di potassio ben superiore rispetto al consentito. L'ASL di Brindisi ne ha disposto il ritiro immediato dal commercio. È valida la condanna a 16 anni e 9 mesi di carcere per l'ex GIP di Bari Michele Nardi, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, emessa dal Tribunale di Lecce. La Corte di Cassazione ha disposto che il processo d'appello si svolga a Potenza invece che nel capoluogo salentino, ma ha confermato la sentenza di primo grado. Elio Sannicandro, in 3 ore di interrogatorio di garanzia, ha negato tutto. L'ex direttore di Asset Puglia, interdetto per un anno con l'accusa di corruzione, respinge l'accusa di aver incassato una tangente di 60.000 euro da un imprenditore di Lucera. Quest'ultimo e la figlia, arrestati per aver versato quella mazzetta, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge salva consiglio della Regione Puglia, che avrebbe consentito, in caso di dimissioni anticipate del Presidente della Regione, di prolungare la legislatura fino a 9-10 mesi in più. La norma avrebbe di fatto ostacolato l'eventuale candidatura alla Regione del sindaco di Bari Antonio De Caro se il governatore pugliese Michele Emiliano dovesse proporsi alle europee del 2024. Si chiama Luciana Traetta, ha 28 anni ed è di Fragagnano, piccolo centro della provincia di Taranto, è la nuova direttrice del carcere di Vicenza, la più giovane in Italia. Laureata con 110 lode all'Università del Salento, nel 2021 si è classificata tra i primi 30 su 11.000 candidati nel concorso da dirigente di istituto penitenziario. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a lunedì mattina.